movimento che nasce per difendere la possibilità di una convivenza migliore fra italiani immigrati, ma non solo. Sappiamo che la violenza diffusa è qualcosa che colpisce gli immigrati, ma non solo. Pensiamo al Donaro, no, il giovane ragazzo ucciso all'uscita di una discoteca. Una violenza che ha sempre più tratti fascistoidi e che bisogna contrastare, innanzitutto con la pacificazione, con l'accoglienza. Pensiamo all'accoglienza conviene ai profughi, ai rifugiati, ma conviene anche agli italiani, non solo perché sono concretamente le persone che ci pagano le pensioni e le persone a cui noi insegnanti insegniamo nelle scuole, ma perché un clima migliore in cui ognuno possa essere libero di fare le proprie scelte è un clima migliore per tutti. Per cui noi diciamo che l'accoglienza conviene a tutti. Quindi questo paese sta già cambiando, noi non lottiamo semplicemente per la multietnicità, perché quella già c'è, è un dato di fatto. Noi lottiamo perché, e non semplicemente lottiamo, ci vogliamo impegnare per una cultura della convivenza pacifica in questo paese e non solo. Apriamo le frontiere, perché la storia sta cambiando e quindi non saranno certamente gli stati o i nuovi accordi dell'Unione Europea con la Turchia a fermare i profughi, troveranno nuove rotte, solo che queste saranno più pericolose. Quindi identificarci in loro, difendere il diritto alla libera circolazione, sapere che non possiamo trincerarci in un'idea vecchia d'Europa, perché il nostro panorama umano sta già cambiando. Farsene una ragione è importante, quindi abbiamo due alternative: o ribellarci a questo ed essere ciechi, non riconoscere la storia, oppure andare incontro alla storia e farla noi, e cambiare questo paese. Questo è il motivo per cui siamo qui, come la Comune, ma come altre associazioni solidali, antirazzisti, per una cultura della convivenza migliore umana. Il corteo nasce per voler raccontare alla città che c'è una parte di questa città, che probabilmente è la maggioranza, che vuole vivere in pace, in tranquillità e senza la paura di dover uscire. Non è una manifestazione contro il razzismo, anche se l'antirazzismo è un qualcosa che ci sta molto a cuore, ma è una manifestazione contro la violenza, che vuole rivendicare anche il diritto di vivere in pace e in serenità all'interno dei propri quartieri e della propria città.